Le condizioni ambientali del nostro pianeta peggiorano di giorno in giorno. L'aria che respiriamo è inquinata dai gas emessi dalle grandi aziende. L'oceano è ricoperto da plastica e le nostre strade sembrano essere una discarica a cielo aperto. Ma siamo anche noi che quotidianamente compiamo azioni che contribuiscono al danneggiamento di queste disastrose condizioni. Ed è proprio sull'abitudine, a mio avviso, che l'attenzione deve spostarsi. È proprio sull'educazione che bisogna focalizzarsi affinché alle nuove generazioni risulti normale fare la differenziata, chiudere l'acqua mentre si fa la doccia, raggiungere un posto a piedi invece di prendere la macchina. È dappertutto. La plastica, l'invenzione geniale che a fine 800 ha rivoluzionato il nostro modo di vivere, sta rischiando di trasformarsi nel nostro peggior incubo. E sì, perché non è biodegradabile, rimane per centinaia d'anni nel terreno o ancor peggio finisce in mare. Cambiando le nostre abitudini giornaliere, ad esempio sostituendo l'utilizzo di bottiglie di plastica con borracce, possiamo dare un grande contributo al miglioramento ambientale del nostro pianeta. L'acqua sembra una risorsa rinnovabile perché ritorna sempre con le piogge e attraverso i fiumi, ma la quantità di acqua dolce, utile e buona disponibile sul pianeta diminuisce ogni anno. Le attività umane incidono sia dal punto di vista quantitativo per i volumi prelevati, sia qualitativo. Le acque sono infatti spesso restituite ai corsi idrici, degradate da rifiuti e sostanze tossiche, in ogni caso mai come le abbiamo ricevute. È sempre più urgente, quindi, una gestione responsabile, con strategie per limitare i prelievi, gli usi, gli sprechi e per garantire al tempo stesso il mantenimento di standard di qualità. Risparmiare acqua non dovrebbe apparire come un vincolo, bensì come una priorità che tocca la vita di ognuno di noi e del nostro futuro.